Ricetta della giardiniera di verdure croccanti sott'olio. Partiamo dalle melanzane, eliminiamo la buccia, le tagliamo a bastoncini e poi le mettiamo in una soluzione di acqua e limone. Le lasciamo in acqua e limone e procediamo con la pulizia delle altre verdure. Tagliamo la calotta superiore, eliminiamo i filamenti e i semini interni. Tagliamo i peperoni a listarelli, ad ogni strato aggiungiamo del sale fino. Facciamo la stessa operazione con la cipolla rossa e con le carote. Le puliamo, le tagliamo e poi le mettiamo a strati alternate con del sale fino. Alla cipolla eliminate sempre il primo strato di sfoglia esterno. Possiamo aggiungere zucchine, peperoncini e altre verdure di vostro gradimento. E adesso scoliamo le melanzane e le mettiamo a strati sempre alternate con del sale fino. Adesso mettiamo un peso sopra. Mettete un buon peso, le verdure devono stare sotto sale almeno per 12 ore per scaricare tutta l'acqua di vegetazione. Dopo circa 12 ore vado a scolare prima l'acqua di vegetazione. Poi strizziamo bene tutte le verdure, possiamo utilizzare uno schiacciapatate oppure un torchietto. Quando avremo strizzato tutte le verdure, le bagniamo prima un po' con l'aceto. Le scoliamo. Mettiamo di nuovo nel contenitore, questa volta sotto aceto. Copriamo di nuovo con il peso e lasciamo macerare sotto aceto per 3 ore. Trascorse le 3 ore sotto aceto, prima scoliamo le verdure e poi le strizziamo. Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva e mescoliamo per distribuirlo bene tra tutte le verdure. Un altro filo di olio in superficie, poi copriamo e lasciamo così per 24 ore. Nell'arco delle 24 ore ogni tanto rimescolate le verdure. Dopo 24 ore mescoliamo un'ultima volta e poi riempiamo i vasetti precedentemente sterilizzati. Copriamo bene con l'olio. Lasciamo i vasetti coperti ma senza sigillarli per tutta la notte. Poi, se l'olio non è sceso, li possiamo chiudere ermeticamente e poi riporli in dispensa.